Java ha una storia molto interessante e, fortunatamente, non è così contorta come quella di Python di cui vi parlavo in questo video. Nonostante sia lineare, la sua storia ha un suo perché e quindi penso che vada raccontata. Siamo nel 1990. C'era questa azienda che molti di voi si ricorderanno, la Sun Microsystems, che si occupava di diverse cose, tra cui costruire PC, servizi IT e addirittura avevano anche fatto il loro sistema operativo, Solaris. Uno degli ingegneri software all'interno dell'azienda, Patrick Norton, era diventato insofferente e frustrato all'interno del ruolo che ricopriva all'interno della sua azienda. Era perché non tollerava i suoi colleghi come me? No, non era per questo. Lui era leggermente incavolato con le API che sviluppava la Sun in C e in C++. Nonostante che in quel contesto C++, che a differenza di C era stato rilasciato 7 anni prima, era già diventato famosissimo. E quindi il nostro eroe Patrick Norton voleva passare per la Next, azienda fondata da Steve Jobs, che aveva anche delle collaborazioni con la stessa Sun. Lui informò Scott McNeely, che tra l'altro era anche uno dei fondatori della Sun, della sua intenzione di voler lasciare l'azienda, ma Scott lo convinse a rimanere. E figuriamoci se lo faceva scappare, che io stesso ci sono passato di recente. Patrick ottenne da Scott l'autorizzazione a fondare quello che venne chiamato lo Stealth Project, un progetto di sviluppo molto piccolo che lavorava autonomamente dall'azienda e quindi questo gli permetteva di lavorare senza preoccuparsi di redigere tutta quella burocrazia che praticamente rallentava ogni progetto dell'azienda. Per quelli di voi che hanno mai lavorato in una grande azienda, credetemi, è così purtroppo, la burocrazia interna ti mangia vivo. Perché ci sono gruppi, sottogruppi, uffici che fra di loro non si parlano. Insomma, capisco la sua frustrazione di voler operare in autonomia da questi soggetti. Questo progetto, che successivamente venne rinominato The Green Project, aveva come obiettivo quello di sviluppare la tecnologia di programmazione per gli elettrodomestici del futuro. Questo perché la Sun, in questo genere di tecnologia, vedeva delle opportunità future. E infatti poi, come le cose sono diventate, ci aveva pure ragione. Ricordiamoci che siamo sempre negli anni 90, dove cose che diamo per scontato oggi, come smart TV, le lavatrici smart, tutto smart, erano solo un sogno. A questo team di sviluppo si aggiunsero due pezzi da 90. James Gosling e Mike Sheridan, e si misero a lavorare in un ufficio situato a Menlo Park in California, non molto distante dalla famosissima Università di Stanford. Ovviamente questo team di sviluppatore, per sviluppare la tecnologia di programmazione per gli elettrodomestici del futuro, inizialmente utilizzarono C++, ma ben presto scattarono l'idea. Questo perché loro volevano sviluppare un qualcosa da utilizzare nei sistemi embedded che ci stavano negli anni 90. E C++, per quel tipo di hardware che ci stava all'epoca, richiedeva troppa memoria. Per esempio, C++ non ha un sistema di garbage collector, che, per quelli che non sappiano cosa sia un garbage collector, è per riallocare in maniera automatica memoria che non è più in uso all'interno di un programma. Non avendo un garbage collector, i meccanismi che ha C++ per liberare la memoria che non è più utilizzata è manuale, quindi te la devi sbrigare tu. E noi sappiamo che questo è un compito che porta degli errori e anche del tempo. Uno dei problemi che aveva C++, e che penso non sia stato del tutto risolto ai giorni d'oggi, è l'assenza di librerie di sicurezza, threading e programmazione distribuita che siano portabili. Non è che non ci sono, è che per ogni sistema operativo sono diverse. E quindi quello che decisero fu di creare un nuovo linguaggio di programmazione orientato ad oggetti che apprendeva il meglio di C e il meglio di Mesa. Ora, io personalmente di Mesa non ne so niente. Quello che ho trovato è che è un linguaggio di programmazione ispirato a Algol. Indubbiamente qualcuno potrebbe dire: perché non fai una ricerca? E la potrei fare, ma non è lo scopo di questo video e quindi saltiamo questa roba e andiamo avanti. Inizialmente Gosling tentò di modificare C++ e infatti ne fece una versione che chiamò, aspettate, C++, plus plus, minus minus. Lo so, è molto contorto.
ma ben presto scartò l'idea in favore dello sviluppo di un nuovo linguaggio di programmazione chiamato Oak. E che cos'è questo Oak? Che fine ha fatto Java? Ma ovviamente lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia di Java, visto che già avevamo parlato della storia di C, C++ e anche Python. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porterò su questo canale e inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con la storia di Java. Dunque, ci eravamo lasciati che Gosling stava sviluppando questo linguaggio di programmazione chiamato Oak. Oak è una parola inglese che vuol dire quercia. Il motivo per cui fu chiamato quercia era perché semplicemente ci stava un albero di quercia davanti al suo ufficio. Alla fine del 1992, il team di sviluppo dello Green Project aveva non solo fatto un nuovo linguaggio di programmazione, ma anche il Green OS. Loro presero tutte queste cose che avevano sviluppato e fecero una demo alla Sun. La demo la fecero presentando a loro un assistente digitale personale. E tra l'altro ne fecero pure l'hardware, cioè proprio solo costruirono. Questo dispositivo, che era chiamato Star 7, era anche dotato di interfaccia grafica. E a novembre di quell'anno il Green Project diventò un'azienda per i fatti suoi chiamata First Person, che seppur era un'azienda per i fatti suoi, in ogni caso era una sussidiaria, sempre della Sun. Poco dopo, la Time Warner, azienda mondiale dell'intrattenimento, voleva sviluppare un nuovo decoder per la TV via cavo e quindi quello che fece è quello di dire alle aziende: guarda, accettiamo proposte, fateci sapere come volete sviluppare il nuovo decoder. La First Person partecipò alla richiesta della Time Warner, ma non vinse il bando, perché secondo la Time Warner la soluzione presentata dalla First Person dava troppo libertà agli utenti. Quel bando lo vinse la SGI, la Silicon Graphics, azienda che sviluppava hardware per il rendering 3D e molto altro. Ma i nostri eroi hanno visto una nuova opportunità che stava spuntando in quegli anni: internet. E io ho fatto diversi video su internet che potete andare a ripescare partendo da questo video. Quindi quello che fecero è prendere Oak, modificarlo e far nascere un nuovo linguaggio di programmazione, Java. E il motivo per cui lo chiamarono Java è perché Oak era un marchio registrato dell'azienda Oak Technology e Java è il nome di un noto tipo di caffè che viene appunto dall'isola indonesiana di Java. Dopo aver cambiato qualche cosina, Java 1.0a venne rilasciato e venne integrato all'interno di un browser sempre sviluppato da loro chiamato Hotjava. Il bello della storia avviene proprio adesso. I nostri eroi nel 95 presentarono sia Hotjava che Java ad una conferenza. Mark Anderson, vicepresidente della Netscape Communication, durante quella stessa conferenza, che aveva visto il lavoro della First Person, annunciò in maniera inaspettata che il loro browser Netscape, di cui avevo parlato in questo video, avrebbe integrato Java. E quindi, pochissimo tempo dopo, molti siti internet avevano le Java Applet, ovvero delle piccole applicazioni in Java messe all'interno di un sito internet. All'epoca non c'era ancora quello che noi adesso chiamiamo Web 2.0, le pagine web erano piuttosto statiche e quindi queste robe fatte in Java davano un po' di più di dinamismo. Benissimo, la storia di Java la possiamo concludere qua. Certo, vi potrei anche parlare di quali furono le versioni di Java che si sono susseguite negli anni fino ad arrivare all'ultima versione di oggi, ma quello credo che sia la storia per un video di FK Code Academy. E quindi io vi ringrazio ancora per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video di FK Storia. E se avete dei commenti, lasciateli qui sotto. Avete mai usato Java? Molti di voi penso di sì. Ma la mia domanda è un'altra: siete mai incappati in un sito che aveva le Java Applet? Io? Tantissimi. Va bene, pinguini. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino.